l'evoluzione chimica della terra primordiale ha prodotto la vita. Secondo il pensiero evoluzionista, tutta la vita, batteri, pesci, piante, animali e l'uomo, ha avuto luogo da composti chimici. La teoria che la vita sia iniziata da sostanze chimiche non viventi si chiama generazione spontanea. Una delle leggi fondamentali della biologia è la biogenesi. La vita ha origine solo da una vita preesistente. Naturalmente, per un creazionista questo non è certamente una sorpresa. La vita di Dio è stata creata per riprodursi secondo la propria specie. Questo ha un senso per il creazionista, ma per l'evoluzionista c'è stato un periodo nel passato, quando non esisteva nessun tipo di vita, che in qualche modo sostanze chimiche si sono aggregate e hanno creato delle cose viventi. La generazione spontanea, appunto. Ci sono però degli enormi problemi da affrontare per dimostrare come un gruppo di composti chimici sia arrivato alla vita. Alcuni anni fa Stanley Miller fece un esperimento diventato famoso. Usò delle sostanze semplici come metano, ammoniaca, vapore acqueo. Li colpì con una scintilla elettrica per simulare i lampi che caratterizzavano l'atmosfera della Terra primordiale e in poche settimane ebbe degli aminoacidi, elementi essenziali delle proteine. Tutto ciò fu considerato quasi come la creazione della vita in provetta. Ho usato questo esempio quando insegnavo l'evoluzione, ma mi sono soffermato al resto delle prove e ci sono tre problemi in quel brillante esperimento. Primo, Stanley ha usato i materiali sbagliati. Secondo, ha usato le condizioni sbagliate. E terzo, ha ottenuto i risultati sbagliati. A parte questo, fu un esperimento brillante. L'esperimento di Miller dava per scontato un'atmosfera di metano e di ammoniaca, gas che non potevano essere presenti in gran quantità, perché l'ammoniaca sarebbe stata decomposta dai raggi ultravioletti e il metano si sarebbe dovuto trovare in sedimenti antichi di argilla, ma non lo è stato. Miller escluse l'ossigeno perché sapeva che esso avrebbe distrutto proprio le stesse molecole che cercava di produrre. Ma rocce ossidate trovate in scavi più profondi indicano la presenza di un'atmosfera ricca di ossigeno. La Terra non aveva un'atmosfera riducente, diciamo un'atmosfera di metano, ammoniaca e idrogeno, come suggerisce l'esperimento di Stanley Miller. Una tale atmosfera non è mai esistita, come la geologia insegna chiaramente. Ci sono solide evidenze che la Terra ha sempre avuto l'ossigeno nella sua atmosfera. Questo avrebbe assolutamente precluso una qualsiasi origine evolutiva della vita. Miller usò anche le condizioni sbagliate. Usò una scintilla elettrica per combinare le molecole di gas. Il problema è che la stessa scintilla che mette insieme gli aminoacidi li divide anche. Ed è più brava a distruggerli che a crearli. Il problema era che le stesse sostanze chimiche nella provetta sarebbero state separate proprio dalla stessa scintilla che avrebbe dovuto tenerle insieme. Miller, come biochimico, lo sapeva e così fece circolare i gas. Racchiuse le molecole che voleva usando un ben noto artificio biochimico, ma questo sarebbe stato imbrogliare, perché avrebbe dovuto dire che così era cominciata la vita prima che ci fosse un disegno intelligente per preservare queste molecole da quella forza distruttrice in condizioni sbagliate. Così ottenne i risultati sbagliati. Il prodotto principale dell'esperimento di Miller fu il catrame, un danno nelle reazioni organiche. Vennero prodotte anche tracce di diversi aminoacidi che formano le proteine negli organismi viventi. Il problema è che l'esperimento di Miller produsse aminoacidi destrorsi e sinistrorsi. Solo gli aminoacidi con molecola sinistrorsa formano le proteine della vita ed una sola molecola di struttura destrorsa impedisce la loro produzione. Quello che in effetti Miller produsse fu un miscuglio velenoso che avrebbe distrutto qualsiasi speranza di un'evoluzione chimica della vita. Potreste dire, ma se quello che hai appena detto è vero, che ne è di tutti gli evoluzionisti che credono in questo esperimento? Sorprendentemente gli evoluzionisti sono d'accordo con me. Una volta ero presente a un dibattito alla San Diego State University. Come spettatore non facevo parte del dibattito, ma due miei amici, il dottor Henry Morris e il dottor Dwayne Gish, rappresentavano la posizione creazionista. E alla fine qualcuno del pubblico disse, signore e signori, abbiamo il privilegio questa sera di avere fra il pubblico il dottor Stanley Miller. Gish aveva appena spiegato perché
perché l'esperimento Miller non poteva produrre la vita dalla non vita. Così quello spettatore chiese al dottor Miller: vorrebbe rispondere a quanto detto dal dottor Gish sui suoi esperimenti sull'evoluzione chimica? No, fu la risposta di Miller, perché lui stesso aveva smesso di crederci da decenni, conoscendo gli stessi problemi. Direi questo: qualsiasi teoria sull'origine della vita sulla Terra o su quella degli altri pianeti è una favola.